Di che colore è il cielo notturno? A Padova è blu giotto. Si chiama così perché è il blu dipinto dal grande artista sulla volta della Cappella degli Scrovegni. È il blu di un cielo punteggiato di stelle lucenti. Ed è lo stesso blu dello stesso cielo che tre secoli dopo, ai primi del Seicento, Galileo Galilei osservò con il suo cannocchiale proprio qui da Padova. Il blu del cielo di Giotto e di Galileo rappresenta nell'arte e nella scienza una rivoluzione, un profondo cambiamento di prospettiva. Questo blu a Padova si può vedere in diversi luoghi, si vede sulle sedute del tram che attraversa la città e adesso anche sulle poltrone del nuovo centro congressi disegnato da Kengo Kuma. È il blu dell'innovazione, di un nuovo ecosistema, un chilometro blu che unisce la stazione, il Competence Center, la nuova sede della scuola di ingegneria, il Parco Galileo e poi Le Village, la Soft City, la Fiera, dentro la quale c'è il nuovo centro congressi. Il blu è solo uno dei colori di Padova, la città dipinta, Urbs Picta, chiamata così grazie al ciclo degli affreschi del 300 che l'UNESCO ha riconosciuto patrimonio mondiale dell'umanità. È il secondo sito UNESCO di Padova dopo l'orto botanico, l'orto universitario più antico al mondo. A Padova scienza e arti stanno insieme da sempre, sono iscritte nella vita della città. Quella vita che pulsa sotto il magnifico salone del Palazzo della Ragione, nel più antico mercato coperto d'Europa e poi nelle piazze, in Prato della Valle, in università. Da Erasmo da Rotterdam a Vesalio, da Shakespeare a William Harvey, i più grandi scienziati e intellettuali d'Europa hanno visto nelle piazze di Padova la culla delle arti, dei saperi e del fare impresa. Qui oggi nasce una nuova piazza, la piazza dell'innovazione. Al suo centro Padova Congress, il nuovo centro congressi della città. Questa è la sala Giotto, 1500 posti a sedere, l'apparato multimediale al coperto più grande d'Europa. Insieme con la sala Mantegna saranno il cuore pulsante di un centro che potrà ospitare fino a 3600 congressisti. Le linee, disegnate dall'architetto Kengo Kuma, puntano a ricreare uno spazio simile a quello del centro storico, con i porticati che uniscono le piazze, le strade, le botteghe, le abitazioni. Insomma, una città dentro la città. Una città che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Ed è proprio libera il tuo futuro il motto delle celebrazioni degli 800 anni dell'Università di Padova, perché una storia così prestigiosa deve fecondare il futuro. E così si rinnova una magia che a Padova dura da 8 secoli. Creare spazi stratificati e internazionali in cui linguaggi e competenze diverse si intrecciano e dialogano tra di loro. È con questo spirito che qui si ritroveranno scienziati, ricercatori, imprenditori da tutto il mondo in un luogo dedicato agli eventi, alle manifestazioni, all'innovazione, in cui troveranno casa l'Arena della Musica, la nuova sede della Scuola di Ingegneria dell'Università, il Competence Center e poi spazi fieristici per le imprese, in una piazza che vedrà ogni giorno la presenza di 5.000 persone e più. Un quartiere a 2 passi dal centro storico, collegato adesso da una nuova linea del tram apposita, lungo una direttrice di sviluppo della città che vedrà sorgere anche il polo medico padovano. Per affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche che ci attendono e per costruire un mondo di pace e di cultura, dobbiamo coltivare la libertà di ricerca e di pensiero. La creatività innovativa, l'incontro di intelligenza, nuove tecnologie e imprenditoria.
E questa piazza, nata dall'unione di un territorio, Padova e il Veneto, è adesso una nuova e importante piattaforma di ricerca e di innovazione rivolta all'Italia, all'Europa e al mondo.